conoscenze dello specifico localistico e rispetto della regola metodologica ed amministrativa dettata dal Ministero romano. Nel frattempo, il mondo delle riviste culturali marcava il passaggio verso una valorizzazione delle testimonianze del passato in linea con l'imporsi di un idealismo che tendeva a ritrovare nei documenti di pietra o di carta, negli spazi